Abbiamo due tipologie di test messi a disposizione: il tampone rapido e il test sierologico. Sentirà un leggero fastidio al naso, ok? È solo tampone al naso, che è rapido. È uno strumento di screening della popolazione. Quindi sicuramente aiuta già il sistema sanitario, che è già in difficoltà. Tamponi rapidi e test sierologici. Alla farmacia comunale numero 1 di Campo di Marte è così arrivato un nuovo sportello appositamente dedicato a questo servizio. Abbiamo deciso di venire incontro alle necessità dei cittadini. Proprio in questo periodo sono numerose le richieste da parte delle persone per avere un supporto, oltre quello insomma con le ASL di riferimento, anche da privati. La farmacia ha così allestito un apposito locale dedicato a questo servizio per garantire la piena sicurezza di operatori ed utenti. L'accesso ai locali infatti è previsto da una porta dedicata esclusivamente al servizio. Ingresso ed uscita avvengono poi da specifici percorsi che permettono di evitare il contatto con l'utenza degli altri servizi della farmacia e di controlli infine vengono eseguiti in un ambiente isolato. Permette non solo di separare l'ambiente con la farmacia e quindi da un punto di vista della sicurezza è importante e anche della privacy per le persone. Il tampone antigenico rapido sarà effettuato per via nasale e permetterà di stabilire la positività o negatività al Covid-19 in pochi minuti e con risultati affidabili, mentre il test sierologico sarà eseguito tramite un pungidito e sarà orientato invece all'individuazione della presenza degli anticorpi del virus. L'utente cittadino è libero di venire qua tranquillamente e deve essere asintomatico, la cosa principale, che non abbia avuto contatti stretti con magari positivi. Entrambi i controlli sono utili anche ai fini del tracciamento regionale. Tramite l'app in salute messa a disposizione dalla Regione Toscana è proprio il percorso di tracciabilità, quindi dei vari casi positivi e negativi, quindi l'importanza di andare a isolare quello che è il positivo, in modo che ovviamente quando una persona sa di essere positiva, appunto si interfaccia con il proprio medico di famiglia, in base a quello ovviamente fare il percorso dedito. Lo sportello è attivo su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La prenotazione avviene per telefono e può essere effettuata da tutte le farmacie comunali.